La beata Maria Gabriella Sagheddu, quinta di 8 figli, nacque il 17 marzo 1914 a Dorgali, in provincia di Nuoro. Il padre, pastore, morì insieme ad uno dei suoi 8 figli a causa della spagnola a soli 50 anni nel 1919. Gabriella aveva un carattere forte, indipendente ed anche un po' ribelle, decisa, ma con un forte senso della giustizia e del dovere. Su consiglio del suo confessore, dopo aver cominciato a frequentare l'Azione Cattolica, entrò tra le trappiste di Grotta Ferrata a Roma a fine settembre del 1935. La sua vita religiosa durò solo 3 anni e mezzo, offerti per l'unità dei cristiani. Alla mamma. Grotta Ferrata, 2 ottobre 1935. Carissima mamma, con gran piacere vi scrivo facendovi sapere che sono arrivata a destinazione. Mi trovo qui dal lunedì a mezzogiorno, ma sono esterna per pochi giorni, forse fino alla fine della settimana. In quanto al viaggio, sono andata benissimo, tanto in automobile, come pure in treno e nel piroscafo. La signora Gavina è stata tanto gentile che a Roma mi ha fatto vedere tante chiese e mi ha condotto a fare la Scala Santa, e di questa vi mando una immaginetta che ho preso là per ricordo. Mi ha condotto anche a Santa Maria Maggiore e a San Giovanni in Laterano, chiese bellissime, ma è anche bella la chiesa di Santa Prassede, nella quale c'è la colonna alla quale è stato legato Gesù per la flagellazione. E voi come state? Vi è passato il dispiacere? Spero di sì, perché dovete rassegnarvi e anzi essere contenti, pensando che è una grazia grande che il Signore mi ha fatto e della quale ero indegna. Io, grazie a Dio, mi trovo benissimo e vi faccio sapere anche che mi hanno vestita da postulante. Se sapeste quanto è buona la Reverenda Superiora, sembra una madre celeste e non terrena, tanto son buoni i suoi consigli e le sue parole. Se sentisse cantare le sorelle del coro, direste di sentire tanti angeli e non persone. Grotta Ferrata, 7 ottobre 1935. Sia lodato Gesù Cristo. Carissima mamma, dall'altro giorno vi ho scritto una lettera facendovi sapere del mio arrivo. Di salute mi trovo benissimo, come spero di voi e famiglia. Vi faccio sapere che sabato sera sono entrata in comunità e ieri, il giorno della Madonna del Rosario, è il primo giorno che ho passato intiero nella casa del Signore. C'erano ieri la vestizione di Suor Rosa e la professione di Suor Michela. Pregate, madre mia, che questo giorno venga anche per me, che io non sia qui venuta per vedere i luoghi, ma per rimanervi sempre come sposa fedele di Gesù. Non crediate che perché siamo in clausura
sia vero tutto quello che si è sempre sentito dire attorno questa, come per esempio che il mangiare, il bere, veniva dato alle suore per mezzo di una ruota. No, non è vero, perché noi stiamo benissimo in refettorio a mangiare tutti insieme. In quanto luogo è un vero paradiso in terra e ieri che sono uscita a passeggio ho visto la vigna che è una meraviglia, perché c'è ancora tutta l'uva. Ho visto anche le verdure, cioè i cavoli, i finocchi e tutto insomma ciò che può esserci in un orto. E oggi ho girato il giardino e ho visto i pochi fiori che ci sono adesso, ma ci sono anche le aiuole per i fiori d'altri tempi. C'è anche una bella statua di San Giuseppe con Gesù bambino che spicca fra le verdi edere. L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Perché ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beato. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Alla mamma. Grotta Ferrata, 10 ottobre 1937. Sia lodato Gesù Cristo. Carissima mamma, vi ringrazio della vostra ultima lettera scrittami, nella quale mi avete dato così buone notizie. Mi avete detto che Caterina ha già fatto la prima comunione e di questo ne sono anzi contentissima. In quanto a me, mi trovo sempre bene. Vi faccio sapere una notizia che spero vi farà molto piacere, come riempie di gioia me. Sono stata accettata per la professione la quale sarà il 31, cioè il giorno della festa di Cristo Re. Il Re del cielo e della terra, il Dio dell'universo, vuol prendersi per sposa una miserabile ed indegna sua creatura come sono io. Sì, io, povera creatura, diventerò regina perché lui così vuole. Risplende la regina alla tua destra. Ascolta figlia, guarda, porgi l'orecchio, dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. A lei piacerà la tua bellezza, egli è il tuo Signore, prostrati a Lui. Risplende la regina alla tua destra. La figlia del re è tutta splendore, presentata al re in preziosi ricami, con lei le vergini compagne a te sono condotte. Risplende la regina alla tua destra. Non mi lasciano partire. Anzi, ieri mi hanno detto che sarò qui per poco, oggi che starò per molto.
Ci ho pianto tanto che non ne posso più. Cerco di distrarmi da questo pensiero e di tranquillizzarmi, ma non ci riesco. Ho il cuore straziato e senza un soccorso speciale del cielo, la mia croce è diventata tanto pesante che non posso più reggere. Non voglio ingannarmi con una falsa speranza di guarigione. La cura che mi è stata fatta al sanatorio, invece di farmi bene, ha affrettato il male e perciò, da quando sono tornata, sono stata sempre quasi peggio. Non voglio che vi prendiate nessun pensiero e che preghiate per la mia guarigione, ma pregate perché il Signore faccia in me ciò che è di sua maggior gloria. Io sono felice di poter soffrire qualche cosa per amore di Gesù. La mia gioia diventa più grande quando penso che il tempo delle nozze si avvicina. Il Signore, come voi sapete, mi ha sempre favorito di grazie speciali, ma adesso con questa malattia me ne ha fatta una più grande di tutte. Mi sono totalmente abbandonata nelle mani del Signore. Sento di amare il mio sposo con tutto il cuore, ma vorrei amarlo ancora di più. Vorrei amarlo per quelli che non l'amano, per quelli che lo disprezzano, per quelli che lo offendono. Insomma, il mio desiderio non è che d'amare. La gente del mondo dice che noi siamo egoiste, mentre ci rinchiudiamo in un convento e pensiamo solo a noi. È una falsità. Noi viviamo una vita di continuo sacrificio fino all'immolazione per la salvezza delle anime. La reverenda madre è tanto buona che non si risparmia nessuna fatica e cerca tutti i modi possibili per potermi arrecare sollievo. Viene tutti i giorni in infermeria a farmi una visita, ciò che per lei è un grande sacrificio, perché siamo più di 50 e deve attendere a tutte. Nessun cuore materno potrebbe sorpassarla nell'amore e in tutte le attenzioni che essa mi dimostra. Pregate tanto per lei, poiché ha diritto alle vostre preghiere mentre si sacrifica tanto per noi. Ed ora, madre mia, vi domando perdono di tutte le mancanze, di tutte le offese che posso avervi fatto mentre ero con voi. E domando pure perdono a tutti di famiglia e alla zia. Da voi, madre mia, aspetto la vostra benedizione. Mi raccomando alle preghiere di tutti, onde possa soffrire santamente tutte le sofferenze che al Signore piacerà mandarmi. Rassegnatevi e rallegratevi tutti nel Signore. Non vi lasciate opprimere dal dolore, ma siate felici, come vi ho già detto, e benedite Dio per tutto ciò che Egli fa. Deus ti salve.